Un po' di anni fa ci siamo visti qua e io ero in totale veste di tagliatore di radica e lo sono ancora tutt'oggi, però oggi mi piacerebbe anche far sapere a chi ancora non è venuto a saperlo che non è da poco che mi sono messo a realizzare pochissimi pezzi finiti di pipe. E per me è una soddisfazione enorme perché è una continuazione del lavoro della segheria. Io cerco di utilizzare sempre materiali pregiati, mi piace utilizzare il dente di facocero per degli anelli di decorazione, non è semplice assemblarlo, bisogna tagliarlo, inventarsi qualche modo per montarlo sul Cumberland o sulle banite. E tornirlo e poi lavorarlo assieme alla radica e cercare delle forme più compatibili con il resto dell'oggetto. La radica che io utilizzo logicamente è stata tagliata da me e la cosa che faccio molta attenzione durante la stagionatura e tengo questi pezzi per almeno 3 anni prima di approcciarmi a la realizzazione delle pipe, quindi sono super stagionati e quando dopo 3 anni il blocchetto è pronto lo riprendo in mano, rivedo quello che avevo visto 3 anni prima, la sega circolare, e il pezzo è molto leggero, è pronto per essere lavorato e interpreto le venature e i disegni con l'esperienza del tagliatore, cerco di metterlo nel nuovo mestiere, se così si può dire, di pie maker e di unire queste due maestrie nel migliore dei modi. E prediligo al 90% mi piace i colori naturali, non mi piace usare tinte, l'importante è che l'insieme sia armonico, che ci siano delle proporzioni e che l'oggetto nel totale sia fatto con amore, che poi è quello che conta. La cosa più simpatica che mi fa sorridere è il fatto che dal taglio alla realizzazione della pipa, nel mio caso, non ci sono stati altri passaggi al di fuori delle mie mani. Quindi io ho un controllo su tutto il procedimento, dalla natura, dal ciocco fino alla pipa finita. E questa è una cosa che è simpatica. Le mie pipe le potete vedere da Al Pascià, questo lo sapete già perché il video lo fanno loro. Buoni naturali fumati. Naturali.